Ciao, la lezione di posturale che svolgeremo oggi sarà costituita da due parti importanti e interconnesse. Stiamo parlando di mobilità e stretching. Ti spiego meglio cosa andremo a fare. All'interno della lezione ci ritroveremo a svolgere quattro superserie, ognuna costituita da due esercizi, uno di mobilità e uno di stretching. Alla fine dell'ottavo esercizio ripeteremo il tutto per un totale di 3 volte. Buona lezione! Primo giro. Ti mostro prima di iniziare come posizionare le mani dietro la parte lombare, quindi le incrocio, saranno aperte, quindi con i palmi verso la parte lombare, dopodiché spalle aperte, scapole addotte, piedi alla larghezza delle anche e effetto delle circonduzioni. 30 secondi andando da sinistra verso destra e 30 secondi andando da destra verso sinistra. Inspiro quando salgo in alto ed espiro quando effettuo la circonduzione verso il basso. Ultima circonduzione andando verso sinistra e dopodiché mi fermo e parto andando al contrario verso destra. Ultima Cercate di effettuare questi movimenti in maniera lenta e controllata, anche perché per persone che soffrono di cervicalgia e quindi hanno i muscoli molto contratti a livello cervicale, spesso questi muscoli, essendo contratti, andranno a premere sul nervo vago e possono portare sensazioni di nausea e vomito. Rilassate gli occhi, quindi teneteli o leggermente aperti oppure chiusi. Cercate di ascoltare l'appoggio del piede, che sia uguale in entrambi i lati, e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Metto le mani incrociate dietro la schiena, dopodiché con le scapole addotte vicine, il petto aperto e le gambe alla larghezza delle anche, vado a destra e sinistra, sentendo appunto tirare lateralmente i muscoli del collo. Ogni volta che vado lateralmente a destra o a sinistra, butto fuori l'aria, quindi espiro. Ogni volta che la testa è allineata con il resto del corpo, inspiro. Ultime 3 flessioni laterali, 2, 1 e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Sciolgo le braccia, appoggio entrambi i palmi quindi a contatto, mi apro e mi chiudo. Nello specifico, quando porto le braccia dietro, il bacino va in antiversione, quando porto le mani avanti, il bacino va in retroversione. La respirazione sarà attuata nel seguente modo: quando inarco la schiena, quindi vado con la schiena in lordosi, il bacino in antiversione, inspiro, quando ritorno, espiro. Cercate di tenere le spalle lontane dalle orecchie, petto ben aperto, quando mi inarco le scapole si avvicinano. Inspiro quando mi apro ed espiro quando mi distendo e quindi distendo le gambe. Ultime 3 estensioni. 2, 1 e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Mi appoggio alla parete, dopodiché calcolo la distanza esatta per effettuare il prossimo esercizio, che sarà di due piedi. Metto i piedi alla larghezza delle spalle,
Dopodiché poggio la mano con le dita staccate tra di loro e guarderò con la testa la spalla opposta. Dopodiché alternerò l'esercizio, quindi strecciando il lato sinistro e destro. La sensazione di allungamento l'avrò lungo l'avambraccio, il bicipite e il pettorale. Inspiro quando cambio posizione ed espiro quando guardo la spalla. Ultima ripetizione, streccio e stop. Sciolgo le braccia e passiamo al prossimo esercizio. Metto le mani sui fianchi, dopodiché effettuiamo una circonduzione del bacino. Cerco di ascoltare l'appoggio dei piedi che sia uguale sia a destra che a sinistra. Dopodiché cerco di toccare i quattro punti immaginari, in questo caso sinistra, avanti, destra e dietro. Un giro inspiro e un giro espiro. Cerca di ascoltare anche l'appoggio del piede che varierà in base alla posizione dove ci troviamo. Intanto cambiamo giro. Ti dicevo che varierà appunto in base al punto in cui ci troviamo, quindi se sarò sbilanciato a destra con il bacino, tutto il peso sarà sulla parte esterna del piede destro e sulla parte interna del piede sinistro. Ultime tre circonduzioni, 1, 2 e 3 e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Ci posizioniamo con i piedi superiori rispetto alla larghezza delle spalle, dopodiché alternerò il movimento in affondo laterale. In questo caso il ginocchio andrà verso la punta del piede. La sensazione di allungamento dovrà essere all'interno appunto dell'adduttore. Alterneremo questa posizione alternando anche l'in e ispirazione. Quando salgo, inspiro, quando vado lateralmente, espiro. Ultimi 3, 2, 1 e stop. Mi alzo, dopodiché passiamo al prossimo esercizio. Mi metto con le mani sui fianchi, bacino in antiversione poggiato al muro, sollevo le braccia, inspiro quando salgo e espiro. Quindi passerò da una posizione con il bacino in antiversione ad una posizione con il bacino in retroversione. Ogni volta che avrò il bacino in antiversione, quindi schiena inarcata e braccia in alto, inspiro. Ogni volta che distendo le gambe, espiro. Le mani sono rivolte con i palmi nella stessa direzione. Inspiro, distendo le braccia ed espiro e continuo. Cercate di tenere le spalle basse, quindi lontane dalle orecchie. Inspiro, salgo ed espiro. Movimento lento e controllato.
Ultima ripetizione, mi distendo e stop. Bene, passiamo al prossimo esercizio di stretching del muscolo quadricipite. Mi appoggio con la mano al muro in modo tale che riesco a mantenere l'equilibrio, dopodiché aggancio con la mano il piede, dopodiché il ginocchio sarà in linea con l'anca, la mano sarà rilassata accanto al muro, mento schiacciato, petto aperto, scapole addotte, ascolto l'appoggio del piede destro. Inspiro, gonfio l'addome ed espiro, lo sgonfio. Passiamo all'altro lato, mi giro, mi tengo con la mano per l'equilibrio, aggancio il piede destro, distendo la mano sinistra, ascolto l'appoggio del piede sinistro, mento schiacciato. Inspiro, gonfio l'addome ed espiro e lo sgonfio. Sguardo in direzione degli occhi. Cerco di attivare l'addome per avere un maggior equilibrio. Ginocchio destro in linea con l'anca. Inspiro ed espiro. Ultimi secondi e stop. Ripartiamo con il giro numero 2. Esercizio numero 1. Incrocio le mani posteriormente alla schiena, piedi alla larghezza delle anche. Dopodiché, con le mani che sono rivolte con i palmi verso la parte lombare, effettuo delle circonduzioni. Saranno 30 secondi andando con il capo verso sinistra e 30 secondi andando verso destra. Quando salgo inspiro, quando scendo espiro. Cerco di tenere il petto aperto, quindi con le scapole addotte e il bacino in antiversione. Ascolto l'appoggio dei piedi, che sia uguale sia a destra che a sinistra, e cambio giro. Inspiro in alto ed espiro in basso e continuiamo. Ultime tre circonduzioni, lente e controllate, 2, 1 e stop. Rilasso le mani, distendo le braccia, incrocio le dita dietro la schiena in modo tale che avrò il petto aperto e le scapole addotte, il bacino sarà in antiversione, i piedi saranno pressoché lungo la linea delle anche spalle e una volta trovata la posizione corretta andrò a destra e a sinistra allungando i muscoli laterali del collo. Inspiro quando la testa è allineata con tutto il corpo ed espiro quando andrò rispettivamente a destra o sinistra. Ultimo Ultime tre flessioni laterali, 2, 1 e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Sciolgo le braccia, metto i piedi alla larghezza delle anche, palmi a contatto, inarco la schiena e porto le mani posteriormente.
risalgo ed espiro. Quindi la fase di respirazione sarà effettuata nel seguente modo: quando inarco la schiena e vado con il bacino in antiversione, inspiro, quando salgo e espiro. Cercate di cambiare il movimento delle gambe che sarà in flessione quando la schiena sarà in lordosi e in distensione quando porteremo i gomiti vicino ai fianchi. Inspiro, ultime 3 ripetizioni, 2, 1, espiro e stop. Sciolgo le braccia, vado con i piedi accanto alla parete, metto un piede davanti l'altro per trovare la posizione corretta per il prossimo esercizio, dopodiché piedi alla larghezza, in questo caso superiori alle anche. Mano ben poggiata al muro con le dita staccate tra di loro e metterò in tensione il muscolo pettorale, avambraccio, bicipite. Butto fuori l'aria quando con il mento mi rivolgo alla spalla opposta ed inspiro quando cambierò posizione. Ultima ripetizione e stop, sciolgo le braccia e passiamo al prossimo esercizio dove metterò le mani sui fianchi e effettuerò delle circonduzioni con il bacino. Il peso del corpo, in questo caso in base al punto in cui mi trovo, sarà più sbilanciato a destra o avanti, sinistra o dietro. Inspiro un giro ed espiro l'altro. Ultime 3 circonduzioni, 2, 1 e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Mi metto con i piedi, in questo caso superiori alla larghezza delle spalle, dopodiché fletto il ginocchio avanti verso la punta del piede in maniera alternata. La sensazione di allungamento sarà in questo caso a livello dei muscoli adduttori. All'interno della coscia, quando salgo inspiro, quando vado lateralmente col ginocchio verso la punta del piede, espiro.
ultima flessione laterale del ginocchio sinistro e dopodiché salgo in alto e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Mi metto con le mani sui fianchi, dopodiché distendo le braccia in alto e salgo su. Ogni volta che salgo su, espiro, quindi butto fuori l'aria. Ogni volta che le mani salgono verso l'alto con i palmi rivolti nella stessa direzione, inspiro il bacino. Ogni volta che le mani sono in alto, sarà in antiversione, quindi la curva lordotica lombare sarà accentuata. Ultima ripetizione e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Mi metto di profilo per farvi vedere meglio l'esecuzione dell'esercizio. Aggancio la caviglia sinistra, stacco la mano dal muro. Una volta acquisito l'equilibrio che mi consenta di stare e di mantenere la posizione in maniera corretta. Dopodiché le spalle saranno aperte con il petto in fuori, le scapole addotte, il ginocchio sinistro sarà lungo la linea dell'anca. Cerco di ascoltare l'appoggio del piede destro che mi farà mantenere la posizione in maniera corretta e a tal proposito attivo anche l'addome. Cambio lato. Aggancio la gamba destra, stacco la mano sinistra dal muro e gonfio l'addome e inspiro e sgonfio l'addome ed espiro. Ultimi secondi e 2, 1 e stop. Passiamo al terzo e ultimo giro di posturale. Metto le mani incrociate con i palmi rivolti verso la parte lombare, piedi alla larghezza delle anche, spalle aperte, quindi con le scapole addotte, quindi il petto che va verso avanti e fuori. Dopodiché effettuo delle circonduzioni laterali. Saranno 30 secondi a destra e 30 a sinistra. Inspiro quando salgo in alto ed espiro quando la testa si abbassa, effettuando la circonduzione verso il basso. Mantenete le spalle aperte. E cambio lato. Inspiro in alto ed espiro in basso, mani belle aperte. Ascoltate l'appoggio del piede, sia uguale sia a destra che a sinistra, e continuiamo. Ultime tre circonduzioni, 2,
e stop. Sciolgo le braccia e passiamo al prossimo esercizio. Metto le mani incrociate posteriormente, tenendo le spalle aperte con le scapole addotte, bacino in antiversione, piedi pressoché alla larghezza delle anche spalle. Dopodiché effettuerò una flessione laterale del capo. I muscoli che sentirò allungare saranno i muscoli laterali del collo. Inspiro quando salgo in alto e il capo è allineato con il resto del corpo ed espiro quando porto il capo lateralmente. Cercate di effettuare questi movimenti in maniera lenta e controllata. Ultime tre flessioni laterali, 2, 1 e stop. Sciolgo le braccia e passiamo al prossimo esercizio. Piedi alla larghezza delle anche, dopodiché vado posteriormente con le braccia ed espiro quando porto i gomiti lungo i fianchi. Quindi fletto le braccia, in arco la schiena e porto le braccia posteriormente, dopodiché distendo le gambe e porto i gomiti lungo i fianchi. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro quando in arco ed espiro quando chiudo. Continuiamo. Ultima ripetizione e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Mi metto con i talloni attaccati al battiscopo, dopodiché metto un piede davanti alla punta dell'altro, posiziono i piedi alla larghezza delle spalle, poggio la mano sinistra al muro, allungo il muscolo pettorale e cambio posizione, butto fuori l'aria e inspiro e cambio di nuovo. Quindi il mento sarà rivolto sempre verso la spalla opposta. I muscoli che sentiremo tirare, come già detto, saranno avambracci, avambraccio, bicipite e pettorale, destro o sinistro. Quindi in questo caso potete anche notare delle differenze, tra uno e l'altro lato. Streccio un'ultima volta a destra e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Mani sui fianchi ed effettuo delle circonduzioni semplici. 30 secondi andando verso sinistra e 30 secondi andando verso destra. Cerco di ascoltare l'appoggio del piede che varierà in base alla posizione in cui si trova il mio corpo, quindi quando cercherò di andare col bacino verso sinistra, tutto il peso del corpo sarà verso sinistra, quindi maggiormente poggeremo sulla parte esterna del piede sinistro e sulla parte interna del piede destro. Cambiamo giro, quindi andando verso destra, un giro inspiro ed un giro espiro.
Ultime 3 circonduzioni, 2, 1 e stop. Passiamo al prossimo esercizio. Metto i piedi superiori alla larghezza delle spalle, dopodiché fletto il ginocchio destro e poi sinistro in maniera alternata. I muscoli che saranno coinvolti, quindi che sentiremo tirare, saranno i muscoli interni della coscia, nello specifico i muscoli adduttori. Cercate di portare il ginocchio verso la punta del piede. Inspiro quando salgo in alto ed espiro quando effettuo un affondo laterale. Movimento lento e controllato. Anche qui cercate di ascoltare il vostro corpo e capire se entrambi i lati tirano allo stesso modo. Ultime 3 flessioni laterali, 2, 1 e stop. Chiudo le gambe, passo dalla posizione retta e cambio esercizio. Metto le mani sui fianchi, gambe leggermente piegate, braccia avanti e inspiro, dopodiché espiro quando distendo le gambe. Movimento lento e controllato. I palmi saranno rivolti nella stessa direzione. Ogni volta che porto le braccia in avanti alto, cercherò di accentuare la curva lombare. Ultima ripetizione, vado avanti e stop, butto fuori l'aria. Passiamo al prossimo esercizio. Aggancio la caviglia sinistra, nel frattempo la mano destra è appoggiata al muro. Una volta che trovo l'equilibrio, la stacco. Ginocchio in linea con l'anca sinistra, spalle aperte. Inspiro, gonfio l'addome ed espiro, lo sgonfio. Cercate di mantenere il mento schiacciato, quindi di mantenere le tre curve in maniera fisiologica, quindi la parte cervicale, lombare in lordosi e la parte toracica in cifosi. Ascolto il piede destro. Ultimi secondi e stacco e cambiamo posizione. Aggancio la caviglia destra. Stacco la mano sinistra dal muro, mento schiacciato, ginocchio destro allineato con l'anca destra, ascolto l'appoggio del piede in modo tale da riuscire a mantenere l'esercizio senza cadere. Inspiro, gonfio l'addome ed espiro e lo sgonfio. Ultimi 3 secondi, 2, 1 e stop. Bene,
Siamo giunti al termine della nostra lezione di posturale, spero sia stato il tuo gradimento, quindi che ti sia piaciuta. Mi aspetto un feedback da parte tua, dei suggerimenti per le prossime lezioni. Se hai qualche problematica in particolare, me ne vorresti parlare, scrivimi pure nei commenti e sarò felice di aiutarti. Ci vediamo alla prossima lezione e ti auguro una buona giornata. Ciao!